Cari amici, buona giornata. Vedete, siamo a Roma, è settembre 2016, 24 ieri, oggi domenica 25, domani lunedì 26 e siamo qui per lo studio sui cambiamenti climatici. Benissimo. Ho trovato questo quadro nella mia umile stanza. Beh, mica poco. Un bel letto, comodo e inerente ai cambiamenti climatici. Qualcuno, beh, un double sun, un doppio sole. Qualcuno può pensare, ma Gennaro, torna alla realtà, ti sei svegliato, dai, prendi un caffè. Benissimo, lo farò. Però vediamo i giornali, cosa ci dicono i giornali della realtà. Vediamo. Ma vediamo un po'. Una heat bug, ma però una borsa italiana da 490 euro mi è piaciuta subito la borsa. L'idea di rappresentare un prodotto che qualsiasi donna si può permettere, che sia ricca o no, e che non abbia voglia di spendere 1.000-2.000 euro per una borsa. Ma 1.000-2.000 euro per una borsa. Qualsiasi donna si può permettere una borsa da 490 euro. 490 euro. Un milione di lire. Questa è la realtà dei giornali, ma forse è meglio il nostro studio sui cambiamenti climatici. E adesso continueremo. Ciao amici, dai, svegliamoci! Cari amici, facciamo un po' d'arte, un'arte veramente innovativa, delle belle forme d'arte che arricchiscono la nostra città. E col sorriso continuiamo il nostro compito, divulgare, farvi vedere, dimostrarvi, farvi sempre ciò che è nuovo, eppure tra noi, come anche l'arte. Geno. Arte.
cari amici, vediamo cosa riusciamo a filmare qui in Vaticano del Papa. Oggi domenica 25 settembre 2016 siamo in Vaticano, siamo riusciti a entrare perché sappiamo che la piazza è abbastanza piccola e gremuta di fedeli. Evidentemente questa volta siamo riusciti a entrare da Gennaro Gelmini, vediamo cosa riusciamo a filmare. Papa proprio davanti in piazza, talvolta vi ricordate appare dalla finestra, adesso proprio in piazza. Ed è una domenica di fede alla messa del Papa, piazza San Pietro, Roma, 25 settembre 2016. Gennaro Gelmini. La piazza è gremita di fedeli. Il Papa stavolta ha fatto la messa proprio sul davanti del Sagrato. Papa e i devoti. Ah, non si può. Vescovi, chissà anche parroci. Ombrelli, parasole.
Forse c'è uno svincolo per andare ancora più vicino. Si è aperto adesso, tanti fedeli qua. Possiamo anche diminuire lo zoom a questo punto. E magari riuscire ad andare ancora più vicino. Ma non tanto al video lì, più vicino proprio al Papa, chi lo sa. Fino a stasera alle 8 siamo qua, però tanto abbiamo preso il cappuccio, il caffè, la pizza, dovevamo mantenerci, caffè, pizza, cappuccio, brioche, tutto abbiamo preso. Adesso stiamo bene, stiamo qua a filmare. Ieri una bella cena, il primo una bella pasta alla bolognese, secondo un pollo con un po' di limone sopra, terzo, cioè contorno, patate al forno, caffè, e beh, ognuno fa come vuole, io posso prendere un cafferino. E così, ci manteniamo leggeri leggeri, in attesa che magari il Papa ci dia la buona novella.